mia casa è bruciata assieme a tutti i miei soldi. Ebbi pure qualche problema con gli sbirri, ma se ne occupò Eddie. E dato che non avevo assicurazione, ero costretto a vivere in quella merda di appartamento finché non mi fossi ripreso. Ciao ragazzi, questo è il Cracco 52. Scomparve senza lasciare traccia. Harry mi fece un grosso favore. Eddie lo tirò comunque dentro appena saputo della fuga di Leo. Io e Joe avevamo un nuovo partner. Questo è il Cracco 52, il cutinare Mafia 2, sempre soldato. Mazza che telefono di merda. Se non sbaglio qui c'è la notizia di Vito. Ah ok, forse quando siamo per strada, forse. Perché c'è la notizia della casa di Vito che è bruciata. Ehi Vito, sono Harry. Sì. Senti, sto organizzando qualcosa di grosso. Voglio che ci entri anche tu. Se ti interessa saperne di più, vediamoci al Lincoln Park. E portati un ferro. Ok, ci vediamo là. Va bene. Oh, siamo tornati in tenuta da combattimento, finalmente. Allora Harry, cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare? Ehi, come va? Ciao Vito, siediti. Di nuovo in tenuta. Ascolta, ho ficcato il naso negli affari di Carlo. Allora? Allora la ragione per cui ha fatto ammazzare Clemente è che anche lui vendeva droga e gli rubava i clienti. Ora deve liberarsi di un ultimo ostacolo. L'unico uomo che può impedirgli di diventare fornitore principale dell'intera città. Frank Vinci. Com'è che lo sei? Ho parlato con delle persone fidate. Ok, e questo che c'entra con noi? Se può farlo lui, perché non noi? Un chilo di eroina in Francia costa $2,500. Altri $1,000 e la fai arrivare qui. Eh? E noi ci becchiamo 11 testoni solo per portarla agli spacciatori. Sono $7,500 di guadagno per ogni chilo. Sì, e che mi dici di Falcone? Carlo non lo scoprirà e anche se lo fa ci minaccerà e ci chiederà una fetta. Ok, ma dove la compriamo la roba se Carlo è l'unico fornitore in città? Sono più avanti di voi. Che cosa sapete delle Tong? I gialli. Sono un'organizzazione per immigrati cinesi, giusto? Che minchia ho detto, i gialli? Giusto, ma è una facciata per altre operazioni. Gestiscono il quartiere cinese, stanno tra di loro. Però alcuni vogliono fare affari con gli esterni e gli servono intermediari, visto che molti hanno paura di trattare con loro. Gli intermediari saremo noi. Già, all'inizio ci daranno 10 chili. A quanto? 35.000. E noi le vendiamo per? 110. Minchia. Ok, ma come mettiamo le mani su 35 testoni? Prestito time. Conosco uno strozzino, l'ebreo sulla Palisade. Ce li presterà se gliene ridiamo 45. E così ci beccheremo più di 20 testoni a testa. Niente male, solo per spostare un po' di roba. Ma sai chi si farà sta merda? Che ti frega, finché non è nel nostro quartiere. Vince aveva ragione. Droga vuol dire problemi. Senti, si drogano solo gli idioti, i poveri e i falliti. E se sono tanto ansiosi di ammazzarsi, io li aiuto volentieri. Specialmente per 20 testoni. Ho dei clienti nel ghetto. La distribuiranno loro. Non è un nostro problema. C'è state o no? Ci sto. Ora, già vedo, non essere stupido. Sono 20 pedestoni in un pomeriggio. Quando? Proprio ora. Se non accettiamo l'offerta, le Tong troveranno qualcun altro. Dai, Vito, sarà una passeggiata. Andiamo a trovare Bruno. Vito, che ne dici di portarci a Palisade? Dovevi dirmi che c'era anche Joe, okay, però. Non ho una macchina. No, adesso devo rubare una macchina a tre posti. Ah! Dai, andiamo con questa, dai. Tanto c'è la polizia davanti al naso, non è un problema. Dai, andiamo, frega niente. Ah, non frega un cazzo la polizia? Allora, vabbè, meglio. Si chiama Bruno. È uno dei pochi in città che possono fare un prestito così grosso. Se non ce lo fa, che succede? Allora salta l'accordo. Ma non preoccuparti, io lo conosco. Ci darà i soldi. Ma c'è nessun altro che ci può prestare quei soldi? Ce ne sarebbero altri tre. Se intendi chiedere $35,000 a Carlo, a Frank Vinci, accomodate pure. Ok, no, grazie. Chi è il terzo? Non è più in affari. Qualcuno ha fatto saltare in aria una stanza con dentro tutti i suoi ragazzi e poi gli ha sparato in faccia con un Thompson. Ah, boh, io non so chi sia. Gli abbiamo detto che non dovevamo parlare. Allora, Harry, com'è che questo ha tutti questi soldi? Penso abbia ottenuto i soldi da alcuni boss di fuori città che sono nella commissione. Sì? Dice davvero? Eh già, ecco perché dobbiamo fare attenzione. Inoltre è meglio che questa cosa non si sappia. Possiamo fidarci? Certo, c'è che si fa prestare i soldi da lui da sempre. Finché siamo puntuali con i pagamenti non avremo nessun problema.
Ma si sa come va sempre a finire con gli strozzini. Succede sempre una merda. Bene, fermati qui, Vito. Aia. Ok, mi fermo qua, dai, andiamo avanti a piedi. Non ho dubbio, ho un revolver gigante. Non si sa mai, eh. Aspetta, è qua? Sì, è qua. Ciao ragazzi, siamo qui per Bruno. È già super sketchy. Assolutamente sospetto. E là, Harry. Se avete delle armi, tiratele fuori. Vi devo controllare. Tocchi, tocchi. Non ho niente. Ciao, Bruno. Salve, Henry. Il dubitore allora, di Gordon Ramsay. Il piacere della tua compagnia. Mi servono 35 testoni in biglietti da 20. Sono un sacco di soldi, Henry. Un sacco di soldi. Dimmi. Veramente un sacco, proprio. A un pesce piccolo come te, eh? Convincimi. Ho un affare sicuro. Ne riavrai 45 entro la settimana. Che tipo di affare sicuro? Mi dispiace, Bruno. È un segreto professionale. Allora 45 non bastano. Sarei più tranquillo con 65. È un po' troppo, anche per te. 50 al massimo. Henry, Henry, non ho alcuna garanzia che rivedrò i miei soldi. Ma che bastardo, sono tutti così. Che ne dici di 60? Non vederli come interessi. Diciamo che sono la mia fetta di torta. 55, ultima offerta. Se me ne chiedi di più, ci rimetto io. D'accordo. Ti do 35.000 dollari e tu me ne ridarai 55. Sì, ma il 50% di interessi, santi Dio, quasi. Se non mi ripaghi entro quella data, il debito sale di 10.000 alla settimana. Li avrai entro venerdì. Ok. Isaac, prepara 35.000 dollari in pezzi da 20. Sai che mi fido di te, Henry, ma se cerchi di fottermi, ricorda queste parole della Bibbia. La mia collera si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Esodo, capitolo 22, versetto 23. Sono colpito. Non dai l'idea di uno che va molto in chiesa. Ma ricorda, i soldi non sono miei. Quindi anche se riuscirai a liberarti di me, non ti libererai del debito. Per cui niente cose strane, ok ragazzi? Certo, Bruno. Grazie, Isaac. Vuoi contarli, Henry? No, mi fido. Te li riporterò venerdì assieme alla tua fetta. Lo spero. Buona fortuna, ragazzi. Ogni volta che parlo questo tizio sembra una minaccia velata, è più o meno così. Ma guarda, lo si mette e contempla, mamma mia, l'osco, una serpe, proprio. Andiamo via da qua, dove, di qua. Allora, ci sono problemi palesi con le luci qua, a volte anche con, non so, c'è qualche bug. Vabbè, dai, ci sta. In realtà no, perché vaffanculo non è remaster, dovrebbe essere perfetto. Io pretendo che sia giusto. Dove avete i soldi, raga? Boh, vabbè, sono spariti. Te l'avevo detto che li avrebbe mollati, no? Harry, com'è che conosci così bene la Bibbia? Ti sei messo a leggerla? Usa sempre la stessa citazione. Vado in chiesa la domenica, ho chiesto al prete. Tu vai in chiesa? Con quel tono! Perché non ci vai tu? Usano paroloni, non ci sono puttane e il cibo fa schifo. Già, è tutto vero. Cazzo, non ci vado dal 45. Ma chi? Da quando Tomaccia ti ha obbligato a confessarti? Già, quando mi ha picchiato per aver importunato una ragazzina. Va bene. Gio, quanto è passato? Pasqua. Beh, neanche tanto. È il 41 però. Come l'han detto, finirete all'inferno. Hai capito solo adesso? Tranquillo, mi terrò due posti vicino a me. Sai, ho sentito parlare di uno strozzino chiamato Bruno una volta. Deve essere lo stesso di te. Sì, che hai sentito? Beh, conosci Mickey il granchio, no? Chi? Quello che pulisce il cesso al covo di Carlo? Sì, quello che ha solo il pollice e l'indice sulla mano sinistra. Indovina com'è successo? Ho sentito dire che dovevo un mucchio di soldi a un ebreo di Southport. Il resto lo immagino. Non preoccuparti, il granchio è un coglione. A noi non succederà nulla del genere. Speriamo, va. Va bene, ci siamo quasi.
Passa dal cancello e vai nel cortile. Ok. Qua. Va dentro. Oio. Ma quel cinese. Frena. Ah, cosa fa da solo? Pensavo andasse dal suo muro. Ora seguitemi. Va bene. Camminiamo. Ah, ecco la valigetta. Salve. Hey. Dobbiamo fare affari col tuo capo. Salve, signor Tomasino. Ah, sì? Dai, andiamo. Cammina veloce, però. Mamma mia, la camminata ogni volta. Ok. Io ho tagliato la camminata perché veramente è tutto inutile fare la camminata. Secondo me già non si vedono di buon occhio, secondo me. Benvenuto, Harry. Salve, signor Wong. Passiamo subito agli affari. La vostra valigia è abbastanza pesante. Guardi lei stesso. 5 kg e mezzo di pezzi da 20. $35,000. Yoita, si si ponza, doro swinghi, si gonza watching. Lei è un bravo uomo, Harry. Ecco la sua merce. Ogni sacchetto contiene 1 chilo. Ogni chilo pesa un po' più di 2 libbre. Quale vuole provare? Il test della zocca. Fai l'assaggino. Assaggino tattico. Sono contento. La prossima volta potremo darvene il doppio. È un piacere fare affari con lei, signor Wong. Il piacere è stato mio. La mano lì tesa. Harry, che figura di merda. Ecco fatto. Vista com'è stato facile. Torniamo alla macchina. Che deficiente. Va bene, dai. Bene, la parte difficile è andata. Facciamo lo scambio e abbiamo finito. Mi suona bene. Dove andiamo? Hunters, ho già organizzato tutto. Strano però che non succeda niente di discutibile. Molto strano. Salve, signore. Vabbè. Credo che abbiate qualcosa per noi. Mollate quelle valigie. Volete voi la droga? Pagate voi, eh. Belle scarpe. Aspetta, questi non sono sbirri. Avanti, uccidateli! Guardaci le spalle. Vedo, oh. Ecco, ne arrivano altri. Un attimo. Beh, ma ce ne sono comunque troppi. Andiamo. E so che sei di dietro. Guardalo. Guarda, non si muove di 1 millimetro, Guardalo. Niente, non si muove, vabbè. Figlio di troia. Crepa.
Vieto, copri. Forza, io qui sto. Bene, sono qui, ma pezzo di merda. E io non posso incazzare. Dai, pensa a qualcosa, spring. Spara meglio, mia sorella. Spara quello lì. Che spray gigante era il Thompson, però. Ok. Non chiude la porta, porca troia, è già difficile. Mamma mia, ragazzi, sta zona è difficilissima. Dove sei? Ok. Bene, vedo. Andiamo. E io non posso incazzare. Non è meglio. Muovi, io ti copro. Andiamo lì. Sotto, non ti culo. Tutto qui quello che sai fare. Minchia, sei nei guai. Aiutatemi. Allora non sei completamente inutile. Guarda, quello mi turba un sacco, eh. Cagare, va. Da dove, porca puttana, da dove? Lo stronzo là in fondo. Ok. Sono in fondo là col fucile a pompa, eh. C'è uno col Garand. Questo con lo fucile pompa stronzo, porca. Prendilo, Vito, ti prego. Non lo prende. Non so perché non lo prende. Vabbè. Porca troia, che paura. Dio mio, per poco, eh. Porca puttana. Questo tizio col Garand. Che però non c'è. C'è uno so. Vaffanculo però. Ma che palle. Qua c'era il Garand. L'ho preso prima. Che dove cazzo è finito dopo. Boh. Vabbè, è sparito nel nulla. Che due smarenghi però, eh. C'è l'arma bella. Dai, faccio un giro di sopra l'uovo, non si sa mai. Ok, qua pare non ci sia nessuno, Pare! Però non lo prende. Aspetta, eccolo qua. Prendilo su, porca puttana. Ah, ecco dove, ecco il Garand, santi Dio. Non è il Garand. Vabbè, dai, meglio di niente. Però c'era uno col Garand qua. Vabbè, andiamo via da sto posto, marcio.
ci sarà comunque occasione per riprenderlo comunque, non è che non c'è nessun problema. Ti sei accorto che hai appena investito uno? Sono sicuro che sta bene. Mi non ho fatto niente di tutto questo, però vabbè. Ma che vuoi, ammazzarci? Ma ti vuoi rilassare? Merda, ci è mancato poco. Dio mio, ma sono morto 57 volte. Va a cagare, va. Non è ancora finita. Ci stanno inseguendo. Oh, che palle. Cazzo, semina lì. Sei morto. Stai... Che cazzo è successo, eh? Non ne ho idea. Qualcun altro deve aver saputo dello scambio. Quelli non erano degli spiriti. Forse i cinesi hanno cercato di fotterci. Non credo, ma lo scoprirò. Prima però dobbiamo scaricare sta roba, Vito. Andiamo al magazzino ad Hunters. Bene, spero che il prossimo affare vada meglio di questo. Sicuro? Peggio non può andare, che dici? Allora, a chi la vendiamo sta roba? A vari tipi diversi. Che minchia significa a vari tipi diversi? A vari tipi diversi. A forza di sparare sei diventato solo. Eh no, ma questa era un'offesa personale. Ho spostato questa merda da un posto all'altro. Già, se la vendiamo in piccole quantità possiamo farci più soldi. Perché è stato meglio dirmelo prima di coinvolgermi in questa storia. Da come parlavi, se l'avessi fatto, non avresti di certo accettato. Esatto. Ehi, il meglio che ti può succedere è trascorrere i prossimi 30 anni a lavorare per Eddie e Carlo, per poi essere ucciso a sangue freddo e gettato in un cassonetto. L'unico modo per guadagnare così tanti soldi è mettere a rischio la pelle. Inoltre ti ho mai fatto rischiare il culo. Beh, quella volta all'UAP è quella in cui quasi ci ammazzavano per aver colpito il grassone a Sand Island. Va bene, basta così. Dopo questo affare te la dimenticherai. Andiamo ad Hunters. E non preoccuparti, tanto dopo oggi non li rivedremo mai più, questi stronzi. Meno che non diventi una roba regolare per noi. Ehi, concentriamoci su questa consegna prima di metterci a fare i piani simili, d'accordo? Dico solo che... Eccoci. Vabbè, dai. Fate parlare. Questi sono dei duri, quindi niente commenti da spruffone. Chiaro, Joe? Ehi, ragazzi. Ehi, amico. Butta? Entra. Così arriva, fa un tiro. In amicizia. Fango. È fatta! Siamo ricchi! Ehi, calmati. Non è finito. Rilassati, Harry, che c'è? Adesso i soldi non ti piacciono più? Prima saldiamo il debito con Bruno. Poi mi piaceranno. Giusto, giusto. Vabbè, la bella vita, subito. Private eye. If that private eye can't see, keep it, not take the ring from me. Ma possiamo andarla a comprare da Harry, ok. Dopo lo vado a comprare l'M1. Tanto è perché è molto utile. La distanza abbiamo solo il pistole. Volete anche voi? Vitelo così, Dio mio. Non lo fate più, Video come solito guida. Le signorine. Ma guarda lì. Guarda i tre stupidi. Va bene, però c'è l'inculone sicuro.